È la chiesa, ma ci credete ancora voi nella chiesa? Cari amici, condivido con voi, io sono Fra Stefano, alcune riflessioni che ho tenuto in una conferenza per l'Ordine Secolare dei Servi di Maria sul tema della chiesa e cominciamo a vedere qual è il ruolo di ciascun credente. È ora, non è il futuro, è ora il tempo che ciascuno di noi cominci a prendere parte attivamente nell'impegno della divulgazione, della predicazione, del condividere le proprie opinioni. Non è il futuro. L'impegno di ciascuno di noi è qualcosa che si radica nel nostro essere parte della Chiesa. È qualcosa che parte prima del Concilio e parte anche prima del Vangelo. E vorrei ricordarvi qui un passo della Scrittura che a me mi è molto caro, quando Mosè sale, forse ricordate, davanti alla tenda del congresso, era quella tenda dove il popolo di Israele attendeva di ascoltare la parola del Signore, dove prendevano le grandi decisioni. Davanti alla tenda del congresso si radunavano gli anziani del popolo, anziani in greco si dice presbiteros. Ecco, quindi i punti di riferimento per il cammino spirituale del popolo di Israele. E lì si radunano i 70, ma non ci sono tutti. Qualcuno è giù nell'accampamento. E allora Giosuè ci rimane male. Perché? Perché lo Spirito del Signore fa parlare anche questi che sono rimasti nell'accampamento. E cosa dice Mosè? Fossero tutti profeti nel popolo di Israele. Fossero tutti profeti. Cioè, vedete come parte proprio dalle nostre radici, di scoprire il nostro ruolo, la nostra profezia. E quello che Mosè diceva come una speranza, fossero magari. In Gioele poi diventa una profezia vera e propria. Il Signore susciterà tra di voi profeti, i vostri figli, le vostre figlie profeteranno. E quella che è da speranza a profezia a realtà. Gesù Cristo. La Pentecoste. La Pentecoste, lo Spirito Santo scende sui 12 apostoli, ma scende sulla Chiesa nascente. La Pentecoste non è un momento della vita della Chiesa, la Pentecoste è la Chiesa. La Pentecoste è il dono dello Spirito Santo che tutti noi abbiamo ricevuto. Qui c'è ancora tanta confusione su questi temi, eh? C'è ancora quella convinzione che ci siano persone con mezzo Spirito Santo, con un quarto di Spirito Santo, un decimo. No, non è così. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, l'abbiamo ricevuto in pienezza. Quando partecipiamo all'Eucaristia non partecipiamo a metà corpo di Cristo. Tutto. E quindi siamo pienamente discepoli. Non siamo mezzi discepoli, non siamo un quarto discepoli, non siamo un quarto profeti. Dobbiamo invece un po' prendere coscienza di tutto questo. Qui porto una mia testimonianza per far vedere che bisogna partire da quello che siamo e dai doni che abbiamo. Quando io ho cominciato le prime volte, 20 anni fa sono entrato in convento, nel 2001 ho mosso i miei primi passi qui a Monteberico. E avevo vergogna a salire a fare una lettura del Vangelo. Avevo vergogna, non me la sentivo. Ebbene, ci si fa coraggio, si comincia, si viene criticati, pazienza. E poi bisogna anche avere, non bisogna attendere di essere professori, perché è bene anche, e io credo che la parte della crescita spirituale, dello studiare, del prepararsi all'annuncio sia importante. Però se aspettiamo che fate tutti la scuola di teologia per insegnare, allora è inutile che stiamo qui a parlare. Dobbiamo cominciare a muoverci avendo coraggio di quello che siamo, perché Dio parla attraverso di noi per quello che siamo. Per esempio, voi avete chiamato me, io sono ben cosciente che faccio questi discorsi molto semplici. Pazienza, questo è quello che sono. Cioè bisogna avere anche il coraggio di dire, io sono così, so che dovrò aiutarmi con un foglio, però
perché non ho quella memoria che altri hanno, mi aiuterò con un foglio. So che ho i miei limiti e me li porto con me. Sinodo significa camminare assieme, l'avete sentito mille volte, sinodos, odos è la strada, Vangelo, e sapete, no, Vangelo, noi siamo quelli della strada, secondo il Vangelo, secondo gli Atti degli Apostoli, no? Gesù incontra i discepoli lungo la strada, ecco, lungo la strada annunciate il Vangelo. La strada, per dire, il cammino del vivere, è il momento dell'annuncio del Vangelo, non dobbiamo aspettare di arrivare. Quando siamo arrivati è troppo tardi, è nel cammino che si annuncia il Vangelo. E noi spesso pensiamo alla Chiesa non come qualche cosa, non come una comunità con cui camminiamo. La Chiesa la viviamo un po' come gerarchia, come un autobus guidato dai preti, e i fedeli sono quelli che salgono sull'autobus. Questo non è camminare insieme. La Chiesa è un popolo che cammina insieme. È la sua natura. Perché partire dalla Chiesa? Io affronto un tema che magari fra qualcuno di voi dà anche fastidio. Però pazienza. Perché parlando con alcune persone salta fuori il tema del Padre Nostro. Ne sono saltate anche fuori altri di temi. Il Padre Nostro, sappiamo tutti che è stato tradotto in modo diverso, no? Ultimamente il Padre Nostro. C'è quella traduzione che dice non abbandonarci alla tentazione. Ma c'è qualcuno che è affezionato e guardate che non entro in polemica. Uso questo tema solo per arrivare al punto a cui voglio arrivare. Non è il mio problema adesso qual è quello giusto, qual è quello sbagliato. Capitemi bene. Non parlo di questo. Però una persona mi dice no, questo qui no, quello vecchio va bene. Com'è va bene quello vecchio? Perché mi piace quello vecchio e nella Bibbia c'è quello vecchio. Io prendo la Bibbia e c'è quello nuovo. Perché la Bibbia c'è quello nuovo. Ma quella Bibbia non va bene. Ma è la Bibbia della CEI. È la Bibbia della CEI. Ma io sono cattolico. La CEI non è cattolica allora? Cioè allora si pone veramente un problema, capite? Non voglio fermarvi sul Padre Nostro, vi prego non fermatevi su questo, non è quello il punto. Il punto è, ma allora di che cosa stiamo parlando? Sappiamo che cos'è la Chiesa? Due chiese? Ci sono tre chiese? Due papi? Tre papi? Ma la Chiesa nasce dall'annuncio di Gesù Cristo, che ha chiamato attorno a sé i discepoli, gli apostoli, gli ha scelti per nome, gli ha dato una missione. State con me, imparate da me e poi andate e annunciate. Possiamo dire, e si dice che la Chiesa nasce con la Pentecoste. Io dico sì. Però lo vedo un po' come il parto, ecco, la Pentecoste è il parto, è il bambino che viene alla luce. La Chiesa è concepita, nasce con Santa Maria. Il concepimento di Santa Maria è anche il concepimento della Chiesa. La Chiesa è veramente legata all'incarnazione. Credo in Dio, nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo. Va bene, ma di che cosa stiamo parlando se non parliamo anche di qualche cosa di concreto, di visibile, di tangibile? Cosa vuol dire credo nello Spirito che non posso vedere se non credo in quello che posso vedere? C'è qualcosa che non quadra. La Chiesa nasce con Maria, nasce con Gesù, nasce con la chiamata, il concepimento della Chiesa. Nasce, c'è. Le persone ci sono, le ha chiamate Gesù. Poi viene alla luce con la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo, è chiaro. Lì è il momento in cui escono dal nascondimento e cominciano a operare, consapevoli della risurrezione, a portare il primo annuncio del Vangelo. E qui è un punto nodale. Quando noi annunciamo la nostra fede, che cosa annunciamo? Quando noi diciamo di essere cristiani, che cosa significa questo?
Che cosa significa? Le parole hanno un significato. E la Chiesa nascente si è posta subito questo problema. Quando noi andiamo ad annunciare, che cosa annunciamo? Si arriva al concilio e si arriva quindi ai primi concili, alla definizione del credo, il simbolo della fede. E proprio del simbolo della fede è credere in Dio, credere nel Padre, credere nel Figlio, lo Spirito Santo, credo la Chiesa, una, non due, tre, quattro. La Chiesa è una, non scherziamo. Essere cristiani, credo una Chiesa, santa, cattolica e apostolica. Nascono mille critiche su questi temi, no? E tutti noi possiamo dire, non ci credo, la Chiesa non è una, non è santa, non è cattolica e non è apostolica. Certo, ormai è molto diffuso, magari anche tra di noi può essere che sia diffuso questo sentimento negativo nei confronti della Chiesa, ma io spero che al termine di questa riflessione i sentimenti cambino, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. I sentimenti cambino perché la Chiesa è il corpo di Cristo. E se non è questo, non stiamo parlando della stessa cosa. Essere cristiani senza amare il corpo di Cristo non so esattamente cosa significa. E qui vediamo che essere uniti non significa essere omologati. Divisione non significa necessariamente nel modo estremo qualche cosa di negativo, no? Significa anche una distinzione tra diversi carismi. La Chiesa si manifesta in modo diverso anche alla diversità dei carismi, alla diversità dei doni dello Spirito e alla diversità di ciascuno di noi, e alla diversità delle comunità, e alla diversità delle tradizioni dove lo Spirito soffia. E quindi c'è un aspetto positivo della diversità. Credo la Chiesa una, non significa uniforme, eh? Non significa che indossiamo tutti la stessa casacca. È bello pensare, io penso soprattutto a noi servi di Maria, all'interno del mondo della Chiesa. Un aspetto bello dell'essere servi di Maria. Io mi auguro, io lo sento nel nostro ordine, ma mi auguro che sia sempre così. Essere una comunità aperta, essere una comunità con un cuore aperto, dove c'è spazio per chi la pensa anche diversamente, perché se la pensi diversamente non è che sei sbagliato. Se la pensi diversamente non significa che sei eretico. Se hai un ruolo diverso nella Chiesa, c'è spazio. Lo Spirito soffia dentro ciascuno di noi e trova dentro ciascuno di noi, anche secondo i nostri ideali, secondo i nostri sentimenti, secondo le nostre passioni, il modo migliore di esprimersi. E ora ci chiediamo qual è il nostro ruolo all'interno della Chiesa. La Chiesa siamo noi. Siamo noi la Chiesa. Quando uno offende la Chiesa, offende noi, offende Gesù Cristo che è il capo, offende lo Spirito Santo che è l'anima della Chiesa. La Chiesa siamo noi. E lo dico in riferimento a noi chi siamo all'interno della Chiesa. Santa Teresa di Lisieux, lo sapete, era una monaca di clausura e quindi viveva nel raccoglimento più estremo, se avete letto la storia della storia di un'anima, una vita di penitenza, di preghiera, e lei si pone questa domanda. Siccome le mie immense aspirazioni erano per me un martirio, mi rivolsi alle lettere di San Paolo per trovarvi finalmente una risposta. Trovai così una frase che mi diede sollievo. Aspirate ai carismi più alti. E io vi mostrerò la via migliore di tutte. L'Apostolo, infatti, dichiara che anche i carismi migliori sono un nulla senza la carità e che questa medesima carità è la via più perfetta che conduce con sicurezza a Dio. Avevo trovato finalmente la pace. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle membra che San Paolo aveva descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. La carità mi offrì il cardine della mia vocazione, compresi che la Chiesa ha un corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il membro necessario e più nobile,
compresi che la Chiesa ha un cuore bruciato d'amore. Capì che solo l'amore spinge all'azione le membra della Chiesa e che spento questo amore gli apostoli non avrebbero più annunciato il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Compresi e conobbi che l'amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l'amore è tutto e che si estende a tutti i tempi, a tutti i luoghi, in una parola che l'amore è eterno. Allora con somma gioia ed estasi dell'animo gridai, «O Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione». La mia vocazione è l'amore. Allora io vi pregherei di riflettere su questo. Non pensiamo innanzitutto quale opera di carità posso andare a fare per il parroco, ma pensiamo innanzitutto: sto vivendo a pieno la mia vocazione? Santa Teresa, è questo veramente il bello di quello che lei dice. E se tu vivi pienamente la tua vocazione, stai dando il meglio del meglio che puoi dare alla vita della Chiesa e a te stesso. A noi viene facile criticare la Chiesa. Quando si critica la Chiesa, non è troppo facile criticarla. Quante occasioni ne abbiamo? Guardiamo a noi stessi, perché noi siamo la Chiesa e chiediamoci: io sono un frate, faccio un esempio, ho pregato la corona dell'addolorata, un esempio concreto. Di che cosa vado in cerca? Come vivo la regola della mia comunità? Come vivo il mio essere parte di un ordine secolare dei servi di Maria? Ci sono tante belle possibilità di vivere questa realtà come momenti di preghiera, ci si trova, si prega, si medita, ma è troppo poco. A mio parere, se viviamo in questo modo, non abbiamo preso veramente il nucleo dell'essere parte dell'ordine secolare dei servi di Maria. Non è incontrarci ogni tanto per fare una riunione e pregare insieme. È aver capito che io scelgo perché sento nel cuore, perché mi sono consacrato, che se vivo fino in fondo questa spiritualità che mi è stata donata, lì c'è la mia via di santificazione. Se io prego anche nel segreto della mia casa, prego con il cuore e vivo quanto mi chiedono le mie regole di vita, con il cuore, non con mano, da fariseo, io sto dando il massimo alla Chiesa, perché io divento una luce che splende. Ma se penso, poi va bene, pensiamo anche andare a aiutare, magari frati, grazie se venite a aiutarci, bene, mi fa piacere. Ma non è quella l'essenza dell'apostolato. L'essenza dell'apostolato, Chiesa una santa, cattolica e apostolica, essenza dell'apostolato è fare quello che sono chiamato a fare e essere quello che sono chiamato ad essere. Inutile sfuggire a questo punto essenziale per andare in cerca di altri punti. E sempre tutto, vedete, tutto parte, noi prendiamo l'unità, la santità, cattolicità, tutto parte da Gesù Cristo e tutto si proietta verso la missione. E questa è la dinamica, qualsiasi aspetto. Allora, apostolica dalla nascita e per missione. Apostolica per chiamata, chiamati degli apostoli, dei suoi successori, di ciascuno di noi attraverso la nostra vocazione. E apostolica, l'invio. Noi siamo un popolo di profeti, noi, ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha l'onore e il dovere di essere testimone di Cristo. San Francesco diceva: se proprio è necessario, fatelo anche con le parole, sottolineando che il vero primo, la vera prima testimonianza è quella della vita, non quella della parola. Quindi se proprio dovete, anche con le parole, ma anche con le parole.
E qui parlo del ruolo speciale che ha ciascun cristiano all'interno della Chiesa. Siamo noi, tutti noi siamo il popolo di Dio, il popolo profetico. E quindi ci vuole questa rivalutazione. Abbiamo tutti ricevuto con il battesimo e la cresima un mandato, un sacramento che ci autorizza e ci dà l'incarico di essere testimoni di Gesù Cristo in questa società. Qual è il vostro vantaggio? Il vostro vantaggio è che voi per scelta non portate una tonaca. Il vostro vantaggio è che voi per scelta vivete nelle vostre case. Il vantaggio è che voi per vostra scelta siete in prima linea. Noi predichiamo a chi già crede. Voi siete vicini anche in famiglia a volte, o nel lavoro, nelle situazioni della vita, alle persone là dove sono, con i loro dubbi. E vale di più una persona vestita in modo normale, padre di famiglia, madre o quello che è, che in un bar sente uno bestemmiare e dice: per piacere, rispetta la mia fede, rispetto al mio Signore, stai calmo. Più che sia un prete a dirlo, perché un prete lo fa per mestiere, avete capito? Questa è la percezione delle persone, non è vero. Io ci credo in quello che dico. Però la percezione delle persone è che se io parlo, parla di Dio, è un frate, che cosa vuoi che faccia? Veramente ha un valore aggiunto. Bisogna prendere coscienza che certe cose le potete fare davvero, solo voi, nei luoghi dove siete e dove io non arrivo, per esempio. Cominciamo a prepararci nelle nostre comunità, gradualmente, e poi si arriverà anche a guidare le comunità, che ce n'è bisogno, ma non per bisogno, per vocazione però. Ce n'è bisogno, ma non lo si fa per bisogno, lo si fa per vocazione. Fare quello che siamo chiamati ad essere. Apostolicità, però pensavo anche un altro aspetto che era. Apostolicità significa anche mantenersi ancorati alla fede che è stata trasmessa dagli apostoli. C'è spazio per la libertà di pensiero, per la libertà di coscienza. Siamo servi di Maria, grazie a Dio. È veramente è un dono di libertà essere servi di Maria. Però la libertà si radica in Gesù Cristo, nella verità che Gesù Cristo ci ha comunicato. Ecco, per cui non perdiamo il riferimento all'insegnamento apostolico, perché quello è il cardine. La discontinuità, il trovare la novità, sta nell'apertura ai nuovi modi di comunicazione, e non mi riferisco necessariamente a internet, mi riferisco anche al linguaggio quotidiano parlato. Ecco, parlare di Dio dando pane al pane, dicendo le cose come stanno, no? Senza linguaggi astratti, teologici che non fanno né caldo né freddo a nessuno. Parlare in modo sereno, acquistare questo linguaggio, questo significa la modernità della fede, ecco, la nuova comunicazione. Senza essere futuristi, cerchiamo almeno di vivere il presente, di parlare quello che le persone parlano oggi. E quindi questa modernità, questa apostolicità, io vorrei dire. Continuità e discontinuità, ancorati alla fede che ci hanno trasmesso gli apostoli, non dobbiamo andare in cerca di cambiare le cose, ma con un modo che sia comprensibile. La Chiesa cattolica, un termine bello, però molto frainteso, per esempio. È bello perché forse il termine più frainteso fra tutti è la parola cattolica, perché al giorno d'oggi, se uno dice io sono cattolico, vuol dire che io mi sto separando dagli altri. Vuol dire questo. Io sono cattolico, vuol dire guarda che io non sono come quelli là. Guarda che io non sono, cioè, io ho la verità. Sono cattolico. Non è questo il senso vero e proprio e originale del termine cattolico. Ecco, cosa significa che la Chiesa è cattolica? Proprio significa il contrario di questo senso. Significa che la Chiesa riunisce tutti gli uomini e tutti i popoli a sé. E quindi questo aspetto della cattolicità
è un aspetto bellissimo che ci dà l'apertura per raggiungere ogni persona là dove si trova, là con le sue tradizioni. E noi dovremmo avere questo senso di cattolicità, nel senso di chiesa inclusiva, chiesa che tende, persone che tendono a raggiungere ogni persona. E allora il dogma vero per ciascuno di noi, il primo, l'unico comandamento che Gesù ci ha lasciato, ama il prossimo tuo come te stesso. Vuoi essere cattolico? Non essere fariseo. È un'altra cosa essere cattolico e essere fariseo. Vuoi essere cattolico? Non creare divisioni basandoti su scaramucce, sulla ritualità. Ah, questo rito va così, quest'altro rito va cos'ha. Secondo voi, onestamente, queste sono questioni che Gesù avrebbe trattato? Il rito? Bisogna inginocchiarsi con una gamba o con due gambe per essere cattolici? Allora, bisogna amare, bisogna amare. È chiaro che poi no, ci sono le espressioni della fede che creano unità. Essere uniti in un gruppo significa non solo sentimenti, c'è quell'unità che nasce dalle cose invisibili, la fede, lo spirito. C'è quella unità che nasce anche dalle cose visibili. Essere uniti nel credo, essere uniti nei sacramenti, nella preghiera, nella celebrazione dell'Eucaristia. Essere uniti alla comunione della Chiesa con naturalmente il Papa, i sacerdoti, e tutti i ruoli che ci sono. E adesso, anche se ho 5 minuti, mi dispiace, io non li uso. Basta. Grazie. Comunque, dai. Io spero solo questo, insomma, che abbiate colto quello. Il mio messaggio era soprattutto questo, ecco. Spero che nessuno sia stato offeso da quello che io volevo dire, perché per me il punto era questo: capire che noi siamo la Chiesa, noi siamo la Chiesa e camminiamo insieme e dobbiamo non solo dire io credo la Chiesa, è un primo passo, ma dobbiamo arrivare a dire io amo la Chiesa, io amo il corpo di Gesù Cristo per quello che è.